giornata. Siamo in Francia, zona della Provence, e precisamente al paese di La Palud-sur-le-Verdon, che è il punto d'accesso classico per visitare la zona delle gole del Verdon, che è il canyon più grande d'Europa. Il Sentiero Bianco Martel è stato inaugurato nel 2013. Prima va bene, loro sono... adesso ridono, ma quando usciranno là o avranno risolto la questione o se no... Secondo me saranno cazzi. Il Sentiero Blanc Martel è il sentiero più famoso delle gole del Verdon, ma è soprattutto un itinerario imperdibile e quello che ti permette di percorrere in tutta la lunghezza la distanza più lunga. Sono circa 15 chilometri e si percorre in 6 ore e mezza, dipende poi dalla frequenza con cui ci si ferma a guardare il paesaggio e per le necessità. Il sentiero può essere fatto nei due sensi, nei due versi, sia partendo dallo chalet della Maligne o viceversa da Pointe-Sublime. Lunga, ovviamente su pietra. È un po' bagnatino ancora, no? Sì, beh, ma quello... Mi sono due orecchioni che si sposano. Sì, saranno arrampicati. O due scalatori famosi che non so. Per me sono due orecchioni. È perché per andare su qua non è proprio così semplice. Qua le vie più facili sono difficili. Probabilmente parte più bassa, bisogna scendere dal passo, però forse sta andando. Ah, dici? Non lo so. Qui siamo all'inizio dell'itinerario del Sentiero Martel, che percorre la parte destra orografica della gola. E qui ci salutiamo, in quanto io mi trasferisco al Benedere di Galetas. Ciao ciao, ci siamo dati appuntamento per questa sera. Io intanto mi trasferisco al Belvedere di Ugaletas, che è alla fine delle gole, dove il fiume sfocia nel lago, per fare una calata in corda doppia sulla via Adieu Zidane e vediamo l'ambiente com'è. Que les eaux
riposo. Optimiste rêveur. Que nos voix tremblent. Que la maison l'esposizione è assoluta. Scendo per traccia di sentiero molto delicato, dove trovo degli ancoraggi che però si riveleranno non essere quelli originali della via, per cui mi ritrovo in pieno strapiombo e devo risalire. E c'è una sosta da attrezzare. Dunque la vista è impagabile. Vista è fantastica e lo strapiombo è enorme, solo che qui io di spit e di soste non ne vedo, perché forse ci vuole una corda più lunga. Comunque anche solo questo mi basta per dare l'idea dove ci si trova. Che bello questo. What's on the roof of my guitar? It's not so rare.